Salve a tutti gli amici di Diritto, questa grande organizzazione che mette insieme avvocati e consulenti, con competenze sempre più specifiche per fornire, attraverso team altamente qualificati, assistenza e consulenza ai privati, alle imprese e agli enti, utilizzando anche strumenti del web, senza prescindere però dal rapporto personale fiduciario che lega ogni utente al professionista. Oggi, nell'ottica di dare un concreto aiuto alle nostre piccole e medie imprese in un momento così difficile, alcuni nostri esperti illustreranno brevemente taluni strumenti previsti dal decreto Cura Italia, taluni finanziamenti agevolati erogati a loro favore dalla pubblica amministrazione e infine si parlerà delle agevolazioni per la valorizzazione del cosiddetto marchio. Abbiamo in linea oggi con noi il dottor Marco Ligrani, commercialista, tributarista e fiscalista, che ci porrà l'attenzione su alcune importanti novità che emergono dalla lettura del decreto Cura Italia in ambito fiscale per le aziende. Marco, a te la linea. Buonasera a tutti, grazie Vittorio. Il decreto Cura Italia, decreto numero 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo del 2020, interviene con misure importanti che riguardano le imprese, gli autonomi e i professionisti. Misure importanti che sicuramente sono un ottimo inizio e che evidenziano un'ottica che è quella di agevolare il più possibile in questo momento di forte crisi versamenti fiscali e non soltanto. Di che cosa si tratta? Cominciamo col dire che i beneficiari dell'intervento sono le imprese che hanno un volume di ricavi, ovvero di compensi, nel caso di professionisti, inferiore a 2 milioni di euro, per cui il legislatore si è concentrato su una platea sicuramente molto ampia. Per il momento non è ancora intervenuto per i contribuenti di maggiore dimensioni che rimangono al di fuori dell'intervento. Quali sono le agevolazioni? Su che cosa è intervenuto il decreto? Il decreto è intervenuto sui versamenti fiscali e contributivi in senso lato, a cominciare dai versamenti dell'IVA, per esempio, ovvero i versamenti dei contributi appunto alla previdenza, ovvero i premi per le assicurazioni obbligatorie, ed anche sulle ritenute alla fonte. Per cui sono tre macro categorie che dal punto di vista quantitativo e statistico abbracciano la parte più grande degli adempimenti, dei versamenti appunto di natura fiscale in scadenza in questo periodo e non soltanto. Vi è stato un differimento di circa 2 mesi, perché tutti gli adempimenti, i versamenti in scadenza entro il 31 marzo sono stati spostati, appunto slittati, sospesi tecnicamente al 31 di maggio, senza che verranno applicate né sanzioni e né interessi. Non solo, ma sarà possibile effettuare questi versamenti in un numero di rate massimo di 5, a cominciare proprio dal mese di maggio. Per cui è evidente la finalità, appunto, che è quella di concedere un lasso di tempo maggiore, quindi una boccata di ossigeno importante in questo momento per le aziende che possano procrastinare appunto in avanti questo tipo di versamenti. Accanto a questi interventi di natura generale, di carattere generale, ve ne sono poi alcuni specifici che riguardano alcuni settori produttivi, che sono quelli che sono diciamo, risultati maggiormente colpiti dalla crisi e dal periodo di emergenza. Quali sono? A cominciare dai contribuenti e dalle aziende che operano nell'ambito del settore turistico, naturalmente, non soltanto quindi gli alberghi, non soltanto gli agriturismi, che ovviamente sono molto diffusi nel nostro territorio già da alcuni anni, ma anche le agenzie di viaggi e i tour operator. Tutti costoro potranno beneficiare di un range di slittamento maggiore, nel senso che saranno sospesi i versamenti anche del mese di aprile. Questo a dimostrazione del fatto che si tratta ovviamente di contribuenti in questo momento particolarmente colpiti dalla crisi. Versamenti anche questi che verranno slittati al mese di maggio. Accanto ai soggetti che operano nell'ambito della ricettività turistica,
Vi sono poi una serie di altre categorie, per esempio, tanto per individuarne alcune, diciamo tutte le attività che operano nell'ambito dell'intrattenimento, quindi si pensi ai teatri, alle sale da concerto, ovvero alle attività di ristorazione, che naturalmente sono state le prime ad essere immediatamente chiuse dalle misure di carattere emergenziale. Anche in questo caso ed in tanti altri che sono indicati nella decreto, vi è uno slittamento appunto che copre tutto il mese di aprile. L'ultima categoria interessata che beneficia di un slittamento anche maggiore, di una sospensione anche maggiore dei termini, ricomprende i soggetti che operano nell'ambito dello sport, per cui tutte le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, dilettantistiche, ovvero professionistiche, avranno addirittura la possibilità di, congelare i versamenti in scadenza fino al mese di maggio compreso. Quindi addirittura un termine anche più ampio e uno slittamento corrispondente di un ulteriore mese fino a giugno, anche in questo caso senza l'applicazione di alcuna sanzione, ovvero di interessi. Per cui ben si comprende come sia un ventaglio di misure che hanno come obiettivo quello di consentire nell'immediato alle imprese di non dover sostenere carichi fiscali anche rilevanti in un momento in cui evidentemente la liquidità è ridotta al minimo. Ma ci sono misure che sospendono il pagamento delle cartelle esattoriali? Sì, ci sono misure che sospendono anche il pagamento delle cartelle esattoriali, in generale dei versamenti nei confronti dell'agente della riscossione, tanto per capirci la vecchia Equitalia, perché il decreto interviene anche sul versante appunto dei versamenti, diciamo non da autoliquidazione, come si dice in termine tecnico, ma versamenti comunque di natura fiscale che riguardano una fase successiva rispetto appunto agli adempimenti ordinari, a cominciare proprio da quelli che derivano dalle cartelle di pagamento, perché la norma individua un lasso di tempo, devo dire, abbastanza ampio in questo caso, che va dall'8 marzo al 31 di maggio del 2020, prevedendo che tutti i versamenti derivanti da cartelle di pagamento che siano state emesse dall'agente della riscossione, e quindi a cominciare dall'Agenzia delle Entrate della riscossione che cura la riscossione dei tributi di carattere di natura erariale, ebbene tutti questi versamenti sono sospesi, per cui vi sarà appunto la possibilità di non versare alcunché. Per poi farlo, e da questo punto di vista sicuramente la norma è auspicabile che venga corretta, per poi farlo in un'unica soluzione entro il mese di giugno di quest'anno. Per cui a fronte di un intervento sicuramente favorevole e che va condiviso, si spera che in sede di conversione possa essere allungato anche questo termine successivo, perché è chiaro che altrimenti si creerebbe un ingorgo ed un peso, un ingorgo di scadenza ed un peso dei singoli versamenti probabilmente troppo elevato. Per andare sul pratico, che cosa significa questo? Questo significa, per esempio, che tutti coloro i quali hanno delle rateazioni in corso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate della riscossione di qualunque tipo, per cui sia rateazioni ordinarie che rateazioni straordinarie in 120 rate, potranno appunto non pagare le rate fino al 31 di maggio. Stesso dicasi per i versamenti delle cartelle che scadono, i cui 60 giorni dalla notifica scadono in questo periodo. Naturalmente anche in questo caso sarà possibile non pagare la cartella. L'Agenzia delle Entrate della Riscossione consiglia in questi casi di presentare comunque un'istanza di rateazione prima del 31 maggio, che ci hanno assicurato verranno comunque istanze che verranno comunque lavorate in back office e l'Agenzia delle Entrate della Riscossione quindi potrà fornire poi la risposta entro i termini prescelti, previsti. Ultimissima cosa, anche questa di grande attualità, riguarda la famosa rottamazione, ovvero il saldo e stralcio, che sono due misure importanti dello scorso anno a cui hanno aderito molti contribuenti. Bene, anche in questo caso decreto interviene in modo favorevole naturalmente nei confronti dei contribuenti, prevedendo lo slittamento delle due rate della rottamazione ter in scadenza il 28 febbraio, quindi in questo caso
quello che era, diciamo, ad oggi già scaduto come versamento, e per quanto riguarda invece la scadenza del 31 marzo, altrettanto dicasi, scusate, per la scadenza del 31 marzo del saldo e stralcio che viene prorogata in avanti. Quindi sostanzialmente le due rate che vanno a cadere nel periodo dell'emergenza sono spostate anche queste in avanti. Ulteriori misure, ma qui diciamo il discorso entra più diciamo, nel tecnico, riguardano l'attività dell'Agenzia delle Entrate, in particolare in generale degli enti impositori, che riguarda l'accertamento, i controlli, ma anche l'attività del contenzioso. Anche in questo caso il decreto prevede una sospensione generalizzata di tutte le attività. Che significa dal punto di vista pratico che in questo periodo, tranne situazioni di particolare urgenza, non verranno nemmeno notificati avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Va bene, grazie dottor Marco Ligrani, sempre preciso e puntuale nei suoi interventi. Ci vedremo sicuramente presto per le ulteriori novità e gli Certo. ulteriori interventi che ci saranno e che il dottor Ligrani ci comunicherà e ci spiegherà con la sempre sua particolare attenzione. Grazie. Grazie ancora, arrivederci. E allora adesso cambiamo argomento. Dopo il dottor Ligrani abbiamo con noi l'avvocato Rita Di Carlo, esperta in diritto bancario, partner di diritto, è quello che conta di più, anche tanta esperienza nei rapporti con gli istituti di credito. Quindi oggi ci parlerà di alcune novità proprio in ambito bancario, in particolare in tema di mutui. Prego Rita, a te la linea. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Nel commentare brevemente quelle che sono le situazioni che si sono palesate in questo periodo a seguito dell'emergenza coronavirus, devo enunciarvi che vi è il provvedimento assunto proprio in questi giorni di emergenza sanitaria con il decreto Cura Italia, il quale si prefigge di dare respiro alle imprese mediante l'adozione di misure nell'ambito bancario. In particolare, il decreto si rivolge anche alla platea delle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell'imprenditoria italiana. Con il decreto si dà la possibilità alle imprese che ne facciano richiesta ai propri istituti bancari di sospendere i pagamenti con scadenza entro il 30 settembre 2020. Cosa vuol dire? Che se un'impresa ha in essere un mutuo o un contratto di leasing o un finanziamento chirografo o anche un'anticipazione bancaria su fatture o una semplice anticipazione su scoperto, può sospendere queste rate. Ovviamente la sospensione comporta che il pagamento venga posticipato alla data del 30 settembre. Quindi nel caso di un finanziamento chirografo, la rata verrà messa in coda al regolare piano di ammortamento. Ok, Rita, ma quali sono i presupposti per ottenere la sospensione del pagamento delle rate? Allora, i presupposti per ottenere questa agevolazione sono essenzialmente due. Prima di tutto che il finanziamento, l'anticipazione o il leasing sia sorto anteriormente al 28 febbraio, quindi un contratto acceso a gennaio 2019 o nel 2018 non ha problemi ad accedere a queste agevolazioni. Diversamente, un contratto stipulato il 3 marzo non rientra invece tra quelli per cui è possibile ottenere la sospensione. Un altro requisito fondamentale è che il credito contratto dall'impresa non sia stato oggetto di revoca da parte della banca o che anche la banca non abbia esercitato la propria revoca, la propria recesso dal contratto stipulato con la decadenza del beneficio del termine. Questi sono i due presupposti essenziali. Un altro aspetto che preme rimarcare è che in questo periodo storico e fino al 30 settembre anche le linee di credito, sia utilizzate che non utilizzate, non potranno essere oggetto di revoca. Questi sono quindi i profili essenziali e rilevanti del decreto Cura Italia.
Ovviamente si attendono anche eventuali integrazioni e modifiche nei prossimi mesi, proprio per dare respiro all'attività imprenditoriale. E noi saremo attenti, ovviamente, con i nostri consulenti e i nostri esperti a cogliere tutte le novità prossime e ulteriori sviluppi di questa situazione. Ringrazio ancora l'avvocato, la collega Rita Di Carlo per il suo intervento così preciso e così puntuale. Arrivederci. Grazie a voi. Cambiamo tema. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile per molteplici aspetti. Tralasciando per un momento il tema strettamente sanitario che non ci compete, ci vogliamo preoccupare delle difficoltà economiche che incombono con tante imprese per la grave carenza di liquidità che il fermo delle attività produttive comporta. Sotto tale aspetto possono intervenire in supporto degli imprenditori alcuni finanziamenti particolarmente agevolati. Ce ne parla l'avvocato Liliana Baracane, socia fondatrice di nonché co-promotrice del progetto di diritto. Buonasera Vittorio. Allora, avvocato, che cosa sono questi finanziamenti? Di cosa stiamo parlando? Abbiamo ascoltato dai relatori precedenti che il governo ha cercato di sostenere le imprese con interventi sostanzialmente di congelamento degli esborsi che avrebbero dovuto sostenere sotto il profilo fiscale e sotto il profilo finanziario. Ma in realtà l'unico vero volano dell'economia è la liquidità. Dove andare a reperire la liquidità? In questo momento abbiamo messo nell'occhio del mirino, delle nostre attenzioni, le disponibilità che sotto questo punto di vista offre la Regione Puglia. La Regione Puglia infatti predispone e mette a disposizione una serie di finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato a favore di piccole, micro e medie imprese. Vado ad occuparmi del microprestito che appunto, come suggerisce la parola stessa, è a favore delle micro e piccole imprese, cioè quelle imprese che non abbiano al loro attivo più di 10 unità lavorative, che siano già esistenti sul territorio, quindi che almeno nel semestre precedente rispetto alla proposizione della domanda di finanziamento abbiano emesso almeno una fattura. E inoltre devono essere non bancabili. Che significa non bancabili? Che non abbiano avuto una liquidità in conto superiore ai 50.000 euro nell'ultimo anno di esercizio, che non abbiano potuto accedere, non abbiano acceduto a finanziamenti superiori ai 30.000 euro sempre nell'ultimo anno, e che non abbiano beni in proprietà di valore superiore ai 200.000 euro e che abbiano un fatturato annuo non superiore ai 240.000 euro. Se sussistono questi requisiti, ben può progettarsi una riorganizzazione aziendale che preveda spese di investimento in una misura non inferiore al 30% dell'importo richiesto. E cosa si intende per investimenti? Chiaramente investimenti sono opere murarie, ma anche strumenti, attrezzature, automezzi. La restante parte invece viene destinata a spese di gestione, quindi canoni di locazione, utenze, marketing, web marketing. I finanziamenti che sono erogabili col microcredito sono importi oscillanti fra i 5.000 e i 25.000 euro a seconda della progettualità aziendale e sono erogati a tasso zero. Interessante, no? E vengono poi restituiti in tasse, in ratei fissi mensili fino ad un massimo di 60 rate. Quindi fino ad un massimo di 60 mensilità. È obbligo poi dell'azienda beneficiaria di questo contributo di offrire riscontro di come sono stati effettivamente investiti i soldi ottenuti e quindi che ci sia rispondenza fra il programma di intervento aziendale prospettato e quello poi effettivamente realizzato.
oltre ad occuparsi della micro e piccola impresa, la regione pone anche la sua attenzione sulla piccola e media impresa. Dei bisogni economici della piccola e media impresa si occupa attraverso il cosiddetto titolo secondo. Possono accedere ai benefici del titolo secondo tutte quelle aziende che abbiano ad obiettivo la costituzione di una nuova unità operativa, ovvero che vogliano ampliare l'azienda già esistente, ma anche, per esempio, se volessero inserire un nuovo prodotto, ovvero addirittura anche per una vera e propria conversione industriale. Possono accedere a questi benefici aziende che non abbiano più di 250 dipendenti e che abbiano un fatturato annuo non eccedente 50 milioni di euro e che abbiano ovvero un bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Questi finanziamenti sono volti esclusivamente a fini di investimento, quindi potranno con questi soldini essere acquistato il fondo, per esempio, il suolo che si intende destinare all'attività. In questo caso il suolo non deve eccedere, il valore del suolo non deve eccedere il 5% del valore del finanziamento complessivo, ma possono anche essere investimenti, appunto, quindi finanziati. L'acquisto di un fabbricato, la bonifica di un appartamento, le spese di progettazione per la ristrutturazione di un appartamento, ma anche software, hardware e così via. È necessario che al momento della proposizione della domanda vi sia un documento giuridicamente rilevante che dimostri la serietà del progetto, quindi un preliminare di compravendita di un immobile, per esempio, che deve rispondere a certi parametri precisi sui quali in questo momento non vale la pena di soffermarsi. E chiaramente, sussistendo questo presupposto, tutti questi presupposti si può quindi avere accesso a questa linea di credito. Questa volta il finanziamento è soggetto ad un onere che è ragguagliato all'interest rate swap in euro negli ultimi 10 anni, secondo il valore indicato dal Sole 24 Ore il giorno della sottoscrizione del contratto, aumentato di uno spread. E in tutti questi casi la restituzione degli importi potrà avvenire a seconda della dimensione aziendale, quindi della progettualità anche espansiva dell'azienda in un lasso massimo fino a 7 anni, oltre il periodo di preammortamento, e gli importi che erogabili a tal fine possono arrivare fino a 4 milioni di euro. In tutti questi casi diciamo, il finanziamento dovrà essere supportato, affiancato da un sostenitore finanziario accreditato presso la Regione Puglia. Mi rendo conto di essere stata stringatissima nell'individuare tutti i requisiti di accesso a questi benefici, ma insomma il web offre un ottimo spunto di accesso a delle informazioni che non possono però necessariamente essere esaustive. Mi piace però in questo momento darvi una primissima, nel senso che proprio ieri la giunta regionale ha varato la possibilità di intervenire a favore di micro e piccole imprese del territorio della Regione Puglia, di tutti i settori merceologici, e compresi anche i liberi professionisti, perché tutte queste previsioni sono anche per i liberi professionisti, che potranno disporre fino a 20.000 euro, affacciandosi, presso i Confidi, che sono organismi già accreditati per la regione e che già affiancano la regione nelle operazioni, rassegnate prima, e che sono autorizzati appunto a sostenere le imprese erogando finanziamenti in questo momento di grave criticità. La regione si riserva inoltre di inserire un titolo secondo speciale proprio per questo momento di rilevanza epidemiologica e anche ulteriori interventi per le micro e piccole imprese, di cui avrò piacere di raccontarvi più avanti.
anche perché sono soltanto in embrione, in questo momento non sono stati ancora stabiliti i criteri di intervento. Per ora conosciamo questi strumenti che vi ho rappresentato, che sono sicuramente già una importante possibilità di accesso alla liquidità per una grossa fascia di imprenditoria locale e di liberi professionisti, ripeto, perché anche questi possono accedere ai benefici che ho descritto. Vi ringrazio per l'attenzione. Chiaramente, se avete domande, ragguagli, precisazioni che vi interessano, siamo a disposizione negli indirizzi indicati. Spero, insomma, è chiaro che ogni situazione ha bisogno del suo specifico intervento, anche in ragione delle prospettive che l'azienda, dei bisogni che l'azienda deve soddisfare. Quindi siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore valutazione. Intanto vi ringrazio tutti per l'attenzione e in bocca al lupo a noi tutti. Grazie, grazie ancora alla collega avvocato Diana Baracane e proseguiamo su questo tema con l'intervento della collega avvocato Giulia Giannini, partner di diritto, lavorista e da sempre particolarmente attenta al mondo dei finanziamenti regionali. L'emergenza da Covid-19 che stiamo attraversando ha delle enormi proporzioni, non solo a livello sanitario, ma anche per la nostra economia. Lo Stato sta cercando con enormi sforzi di porvi rimedio con interventi di carattere economico tesi a dare stimolo alla nostra economia attraverso dei sussidi mirati. Dobbiamo però metterci in gioco e raccogliere le forze di cui disponiamo e cercare di trasformare in opportunità, per quanto possibile, questo momento storico difficile. Per queste ragioni vogliamo offrire il nostro contributo per portare a conoscenza di chi ne avesse la necessità di quegli strumenti messi a disposizione per le imprese, per agevolare le imprese e che potrebbero, se sfruttati al meglio, rappresentare uno stimolo importante per una ripresa dell'attività. Non ci sono solo le misure del governo centrale, ma anche le regioni sono dotate di una serie di misure per sostenere le imprese e le famiglie, e in questo momento ancora di più, a seguito dei danni causati dall'emergenza Covid-19. Una di queste importanti iniziative, uno di questi strumenti è rappresentato proprio dal NIDI. Che cos'è questo NIDI? Il NIDI è un fondo creato dalla Regione Puglia, a favore delle nuove iniziative di impresa. Attraverso NIDI la Regione sostiene le microimprese di nuova costituzione con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. L'obiettivo è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro e l'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo SPA, che è una società interamente partecipata dalla Regione Puglia. Il fondo è gestito dalla Regione che mette appunto a disposizione una serie di strumenti e punti di informazione per condurre al meglio la partecipazione a NIDI. Chi può richiedere l'agevolazione? Può richiedere l'agevolazione chi intende avviare una nuova impresa o ha un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà sia del capitale sia del numero di soci da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie che andrò ad elencarvi: giovani con età tra 18 e 35 anni, donne di età superiore a 18 anni, disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi, persone in procinto di perdere un posto di lavoro, lavoratori precari con partita IVA. Una cosa importante è che l'impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche: potrà essere una ditta individuale, una società cooperativa con meno di 10 soci, una SNC, una SAS o un'associazione tra professionisti o una SRL. Quando
quali sono le attività che possono essere avviate con l'aiuto di Nidi? Nidi agevola l'avvio di nuove imprese nei settori manifatturiero, costruzioni ed edilizia, riparazioni ed autoveicoli e motocicli, affittacamere, bed and breakfast, ristorazione con cucina, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale non residenziale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, attività di servizi per la persona, commercio elettronico. Una cosa importante è capire a quanto ammontano le agevolazioni di Nidi. Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti fino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto, metà come prestito rimborsabile. Se invece si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra 50 e 100.000 euro, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. Se invece si prevede di avviare un'impresa con investimenti compresi tra i 100.000 e i 150.000, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. È previsto inoltre un contributo sulle spese di gestione dei primi 6 mesi che è pari a 10.000 euro. Come accedere alle agevolazioni? La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. Inizialmente bisognerà fornire alcune informazioni compilando una domanda preliminare che descrive appunto le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese previste. Si compila direttamente la domanda dal portale, la domanda preliminare dal portale regionale e per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti, è previsto un colloquio di tutoraggio proprio presso Puglia Sviluppo, durante il quale, ciascun proponente sarà aiutato a presentare l'istanza definitiva di accesso alle agevolazioni, presentando la documentazione necessaria, preventivi, individuazione della sede, piano economico, eccetera, e saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all'attività da avviare. Grazie, grazie ancora alla collega avvocato Giulia Giannini per il suo intervento particolarmente esaustivo. E adesso cambiamo argomento, girando la linea alla collega avvocato Eve Guerra, socia fondatrice di Studi Legali Riuniti e co-promotrice del progetto di diritto. La collega si è sempre occupata con particolare attenzione delle problematiche legate al mondo dei marchi, dei brevetti e dei disegni. Quindi ci parlerà un attimo delle nuove agevolazioni anche in questo settore particolare. Il fronte delle agevolazioni in favore delle imprese, soprattutto delle micro, piccole e medie imprese italiane, è arricchito dal programma Disegni.4, che è un programma di incentivi previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal MISE, e in particolare dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale. Ebbene, Disegni.4 mira a valorizzare i titoli della proprietà industriale in capo alle imprese, per l'appunto definite micro, piccole e medie, e lo fa attraverso questo strumento che pone a disposizione del ceto imprenditoriale ben 13 milioni di euro. Disegni.4 tende sostanzialmente a fare cosa? A valorizzare i cosiddetti modelli o disegni della proprietà industriale.
così come sono naturalmente definiti nel codice della proprietà industriale e in particolare all'articolo 35. Ebbene, cosa occorre fare per accedere a queste provvidenze? Innanzitutto, l'imprenditore deve sapere che dal 22 di aprile, dalle ore 9 del 22 aprile 2020, naturalmente, si apriranno i termini per poter chiedere queste agevolazioni. C'è una procedura che è fattibile, diciamo così, è percorribile anche attraverso l'online, quindi attraverso il mezzo telematico, ma la cosa fondamentale per, diciamo, una buona chance di questo, per poter giungere appunto ad accreditarsi nell'ambito del programma di Disegni.4 e ad ottenere il finanziamento è essenzialmente avere già registrato un modello o disegno della proprietà industriale. Quindi questo è il passaggio preliminare. Secondariamente, quello che l'imprenditore deve sapere è che le provvidenze in gioco, in posta, insomma, vanno dai 65 ai 75 mila euro e servono sostanzialmente a valorizzare la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno o modello ed è la cosiddetta fase 1 prevista dal bando, mentre nella seconda è prevista per l'appunto la commercializzazione del disegno o modello registrato. Quindi l'esortazione è naturalmente a visitare la pagina del MISE. E per ogni, diciamo, naturalmente per ogni notizia più specifica, oltre che ad Unioncamere e al sito del MISE, si può fare capo agli esperti di diritto. Grazie. Bene, grazie all'avvocato Ede Guerra. Il suo era l'ultimo intervento di questo speciale dal titolo Coronavirus imprese, strumenti per la tutela e il rilancio dell'economia ai tempi della pandemia. Nel ringraziare tutti coloro che sono stati all'ascolto, vi invito a formulare domande, richieste, chiarimenti o sul sito di diritto.it o all'indirizzo mail che leggete in sovraimpressione. Risponderemo a tutti a mezzo di video interviste che potrete vedere in seguito anche pubblicate sulla nostra Silloge sul sito di diritto.it. Mi raccomando quindi di continuare a seguirci sul nostro portale e a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook. Ringraziamo infine l'organizzazione Mondo Congressi per la realizzazione tecnica di questo speciale. Da sottoscritto Avvocato Vittorio De Rosas, per il momento è tutto. Vi saluto augurando a tutti una buona serata.